sono stati perquisiti tutte le loro case. Il PM di Piacenza ha fatto riferimento al codice Rocca, è un codice che è da tantissimi anni che non si usa, e ricordiamo a tutti i vostri ascoltatori che questo è un articolo che è stato fatto per affrontare il dilagare, diciamo, delle lotte operaie, no, e l'occupazione delle terre a suo tempo. Quindi da una lotta che è giusta, legittimata per affrontare il problema del lavoro nero, alla quale si è fatta un'azione di disperazione, salire sul tetto di un'azienda, praticamente l'accusa è boicottaggio, praticamente sabotaggio aziendale, industriale. Noi praticamente ci siamo stupiti perché negli ultimi anni della crisi abbiamo visto centinaia di decine, anche di migliaia sui tetti dei vari settori in tutto il paese salire per rivendicare il diritto alla stabilizzazione o al posto di lavoro. Oggi spolverare questo codice Rocca praticamente desta molto 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 preoccupazione, un po' ci riporta a quello che sta succedendo anche nel Messico, qua i sindacalisti o sono in carcere o devono essere ammazzati, quindi questa cosa qui ci preoccupa molto 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 molto. Voi come vi muoverete? Noi ovviamente abbiamo attivato i nostri legali, dobbiamo veramente vedere tutti gli atti, tutto ciò quello che hanno sequestrato a tutti i nostri dirigenti territoriali, tra cui anche un dirigente nazionale che è Saab, e ovviamente adesso stiamo preparando un'azione politico-sindacale, stiamo ragionando su uno sciopero e una manifestazione a Piacenza, perché noi riteniamo che le lotte di chi soffre, di chi viene sfruttato, di chi viene schiavizzato, di chi viene praticamente sottoposto al lavoro nero, non possono praticamente ostacolati, non possono praticamente essere ripressi, e soprattutto sfoggerando un codice dell'era fascista in un paese dove la Costituzione praticamente è un'altra Costituzione, una Costituzione democratica, una Costituzione che praticamente che ha come primo articolo, come ben sapete, basato, diciamo, sul lavoro.